Sì, il nostro obiettivo è quello di aumentare l'offerta di erogazione di servizi, lo faremo sicuramente in ambito radiodiagnostico perché abbiamo a disposizione una TAC ultramoderna e vogliamo assolutamente fare in modo che questa attrezzatura eroghi più prestazioni possibili. Stiamo ragionando al nostro interno con i colleghi della radiodiagnostica e certamente nel corso delle prossime settimane andremo verso un incremento di prestazioni che andrà a coprire sempre di più gli orari di erogazione delle prestazioni di risonanza magnetica e cercheremo di lavorare anche sulle altre prestazioni in ambito radiodiagnostico. Dopodiché abbiamo ieri decretato l'aggiudicazione diciamo così, della progettazione dell'intervento molto importante di riqualificazione del presidio ospedaliero che è stato finanziato dalla Regione Lombardia per 25 milioni di euro, quindi il progettista, o meglio lo studio di progettazione è stato individuato e inizierà a lavorare in questi giorni per consegnarci nell'arco di un periodo che cercheremo di rendere il più breve possibile il progetto per poi partire con la procedura di aggiudicazione dei lavori.